Dal rosso al verde, un cambio cromatico che promette un mutamento di spirito per McDonald's. Cheeseburger e hamburger, i celebri panini gustati soprattutto dai più giovani, meno dagli amanti della cucina tradizionale, resistono. Ma intanto la multinazionale si prepara ad una svolta epocale anche in Italia, giocando soprattutto su tre fronti. Quest'anno convertiremo una porzione degli oli usati in biocarburante che verrà utilizzato dalla flotta che distribuisce i nostri prodotti. Sul fronte energetico abbiamo deciso di optare per la certificazione REX, quindi sosterremo le energie da fonti rinnovabili, 180 punti hanno aderito a questa iniziativa, e sul recupero degli scarti possibili stiamo attivandoci per il recupero della plastica, del PET, delle bottiglie in plastica in sostanza, e anche dei cartoncini degli Happy Meal, che sono un cartone molto importante anche dal punto di vista di rapporto con il piccolo consumatore più giovane. One hop this time. Una rivoluzione che passa per la valorizzazione dei prodotti locali attraverso un accordo con il Ministero delle Politiche Agricole e arriva sino ai ristoranti di nuova concezione, dove mai come prima design e cura del particolare segnano il passo, un modello che si vuole replicare in tutta Italia. I consumatori sono entusiasti perché non è più un classico fast food ma è un ristorante, quindi lo vedono proprio come ristorante. È un ambiente accogliente e vengono proprio con la famiglia, stanno qui parecchio tempo perché fanno divertire i bambini nella nuova Gym & Fun.